Ebbene sì, la pazzia l'ho fatta. Buongiorno. Sì, mi sto guardando allo specchio. Vabbè. Come state? Spero tutto bene. Ho fatto la pazzia, sono andata giovedì dal parrucchiere e quindi ho tagliato ciò che dovevo. E quindi appunto ho tagliato tutto questo. E mi piace molto perché è proprio il mio taglio. L'ho fatti, vedete, non proprio le spalle, ma un filo più giù, come potete notare. Perché appunto, boh, non so, mi andava. Tra l'altro così riesco anche a fare la coda, a legarli così. Ho fatto questi ciuffi un po' più biondi. Adesso fanno un po' pena perché in teoria oggi devo lavarli. Quindi, per questo. Oggi è domenica 7. È bello che lo so, ma ho anche guardato a dettagli, fa niente. Comunque, domenica 7, domani è la festa della donna e questa mattina ho lavorato. Perché vabbè, era preparazione, oggi pomeriggio a casa, comunque sarà molto blanda oggi. Però, nulla. E come state? Spero bene 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 tutti. E se può interessare ho fatto un ordine da Sephora. Però sempre di skincare perché ho finito la crema viso, ho finito uno struccante, poi in più mi volevo comprare una cosa, mia sorella anche un'altra, quindi abbiamo unito le forze, abbiamo unito gli ordini, così almeno non paghiamo la spedizione, perché appunto abbiamo superato a voglia la cifra, a parte che già mia sorella con i prodotti Benefit avrebbe già superato la cifra, però appunto io avendo preso dei prodotti Sephora, Sephora Collection ero sotto i 50 euro, quindi pagavo le spedizioni, quindi ho detto così non paghiamo e dovrebbe arrivare. No, l'ordine parte mercoledì 10, credo di aver capito. Vabbè, comunque dopo facciamo i capelli insieme, li asciughiamo, li laviamo, vediamo il primo lavaggio perché li ho tagliati giovedì, ho cercato di tirare la piega e devo dire che comunque hanno, cioè adesso sono da lavare, che poi, cioè adesso sinceramente non si nota tanto, ma perché io ho una cute secca, però, cioè, volendo potrei tirare ancora un giorno, però io devo lavarli. Però oggi vedrete, tra l'altro oggi ci dedichiamo un po' al viso, alla skincare, a maschere. E quindi voglio provare una maschera che avevo preso in un ordine di Sephora, così la proviamo insieme, così ne parliamo, vediamo un po', che era un campioncino, però appunto la proviamo insieme, magari mi trovo bene e ho fatto l'ordine bene. Però vabbè, in un futuro potrò prenderla. E non ho niente da dire. Ah sì! Tra l'altro ce l'ho su adesso e un po' mi si è tolto perché mi sono abbioccata, quindi un po' si è tolto, quindi mi sono abbioccata perché sono le 4:30, quindi mi sono abbioccata dopo pranzo, quindi vabbè, sempre tanto. Però ho comprato lo Sky High di Maybelline, che è il mascara rivoluzione di TikTok, cioè comunque famosissimo su TikTok. Io non me ne ero resa conto all'ordine, ma è della linea Lash Ciglia Sensazionali. Perché ho messo la cicca sul palato, quindi ho detto vabbè, della linea Ciglia Sensazionali, diciamolo in italiano perché siamo in Italia, e quindi devo dire che mi piace molto, ovviamente, certo, dicono fa ciglia wow, però diciamo che di partenza devi avere anche una consistenza. Non mi posso lamentare delle mie ciglia, ma ovviamente, vabbè, comunque non le fa male. Devo essere sincera, lo scovolino è fatto così, penso che ormai lo conoscono anche i muri. Vi faccio vedere sul muro così capite meglio. E, è in silicone come quello di Ciglia Sensazionali, solo che quello di Ciglia Sensazionali è fatto a mezzaluna, questo è dritto. Vedete? È dritto. Cioè, è dritto che va un po' più in su. Non so. Vabbè, comunque, non male. L'ho preso su Amazon. Se è valido ancora vi lascio il link qua sotto in info box, però mi sta piacendo molto. Poi ho comprato finalmente, intanto ce l'ho di là gli altri, no, qua sotto, ricomprato perché ormai questo qui a 8, tra l'altro è durato tantissimo, è vero che l'ho usato col contagocce, ma a parte che non ne va tanto,
Non l'ho usato sempre perché vabbè con la mascherina così, quindi ogni tanto. No, in teoria questo sempre. Vabbè, comunque l'ho preso a ottobre e adesso mi sta proprio finendo. Tra l'altro ho anche addirittura tolto quello che preleva. Comunque sono ritornati disponibili. Tra l'altro lo stavo tirando col contagocce perché non tornava, non c'era il restock, non tornava disponibile così. È tornato, l'ho preso e c'ho quello nuovo, però adesso finisco quello. E in più, tra l'altro, proveremo anche i paciocchi perché ho preso pure i paciocchi e voglio provare anche loro. Tra l'altro pensavo fossero grandi, ma non so, avevo idea come maschera viso, non, cioè, so che sono paciocchi, però come dimensione delle buste pensavo fossero grandezza maschera viso, non lo so, non chiedetemi, ma oh, vabbè, io. E invece sono, io continuo a guardarmi là, ma continuo a guardarmi, però vabbè, devo guardare così, vabbè. Comunque, quindi proveremo anche i paciocchi e nulla. Nulla, 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 seguente sera ho finito la crema. Crema Mani, questa qui è quella di Sephora, ve la consiglio tanto, mi piacciono. Ho finito anche loro. E nulla. Mi mancava un sacco vloggare e parlare così. Ah sì, seguente sera mi sono sgonfiata, sono dimagrita un pochettino. Però sono molto molto proud di questa cosa. Più che altro secondo me in percentuale maggiore perché ho smesso la pillola. Io prendevo la pillola per un fattore ormonale. E di acne, più che acne, definire l'acne non è acne, era più brufoli sottocutanei. E con la mia ginecologa, così avevo preso inizialmente la pillola. Solo che ultimamente la pillola mi stava dando veramente problemi in fatto di ormoni, cioè comunque stavo veramente male ogni volta che mi doveva arrivare il ciclo, proprio. Cosa che io, una cosa che non ho mai sofferto è di mal di testa e nausea, e veramente tantissimo, proprio ancora prima, tipo il ciclo mi veniva lunedì, tipo la domenica e il sabato, sempre mal di testa costante, nausea così, quindi ho finito l'ultimo cosa di pillola e poi ho detto basta, interrompo e ho già fatto un ciclo e devo dire che sto molto bene. E poi sono dimagrita, cioè la cosa più bella, perché poi tra l'altro ovviamente la pillola dà questo problema di gonfiore, comunque assimili più in fretta, così, e in effetti il mio corpo ovviamente vuole che non mi dia questo problema, quindi sì, ingrassavo con molta più facilità. E poi è stato, non me ne sono accorta quando comunque andavo in palestra perché comunque smaltivo con la palestra, ma in questo anno e comunque anche l'anno precedente, no, aspetta, guarda che interrompo, no, questa di tutto il 2020 mi sono accorta che anche pur non cioè non mangiando, nel senso stando un po' più a stecchetto, non cambiava nulla e invece ora sì, quindi. Però non vedo l'ora che riapro le palestre perché voglio comunque, cioè io che dico che voglio riscrivermi in palestra, vediamo di farle aprire perché voglio veramente iscrivermi in palestra. Perché proprio mi faceva stare bene con me stessa, cioè sto notando questa cosa che sì andavo in palestra perché dovevo dimagrire, ma anche allo stesso tempo mi faceva stare bene, quindi devo assolutamente, devo soffiarmi il naso. E vabbè, quindi nulla. Tra l'altro devo ancora farvi il video della postazione trucco, che tra l'altro adesso sono in postazione, l'ho girata, ora vi faccio vedere, giusto uno spoiler, come potete, era prima lì, però poi ho praticamente spostato lo specchio che era qui, l'ho spostato lì, adesso giusto appoggiato a terra così, ciao ciao a te, e ho praticamente, tanto chissà quando uscirà il video, vabbè, e praticamente ho messo lì che mi è più comoda, la cassettiera così ho un altro ripiano e qua sono più comoda. Però è veramente comoda la cassettiera così e nulla, quindi questo. Sto parlando da 9 minuti, si vede che non registravo video da una vita e sto veramente parlando da 9 minuti. Cioè parlo veramente da 9 minuti, cioè è una cosa più unica che rara, che tra l'altro saranno 9 minuti effettivi perché non voglio tagliare niente che sia pezzi strani così. E nulla, però fatemi, si è mosso la video, ok, però fatemi sapere cosa ne pensate del taglio, invece vabbè, comunque.
Mi sa che senza aspettare questa sera vado a farmi la doccia. Sai, sì. Vado a farmi la doccia. Sì, c'ho su ancora questo, però voglio fare la maschera e prendere ad asciugarmi i capelli. Allora, come prima cosa andrò ad utilizzare questa che vi ho mostrato prima, che è un campioncino. Penso che quella originale abbia questa forma di Wishful Yo Glow. E ora, però, siccome qua dietro non c'è scritto cosa io debba fare, boh, qua c'è solo scritto tipo ideali per tutti i tipi di pelle, sto andando intuito, ma anche se è scritto in francese riesco a capire. Ora andrò a leggere. Mi sa che ho fatto una cagata. Cioè, non è una maschera, ma è uno scrub. E in effetti, cosa che non ho letto, ma più in piccolo dovevate scriverlo, c'è scritto qua scrub. Vabbè, devo fare uno scrub, va bene comunque. Quindi, però voglio andare a vedere in cosa consiste, perché sinceramente non cioè sì, c'è scritto, ma voglio sapere in più. Ah, se vuoi interessare, da 100 ml costa 40 euro. Sono sul sito di Sephora. Che costa? Se non so, non farvi vedere. Questo qui è. Ne costa 40 da 100 ml, vediamo da 200. Da 200 ne costa 63. Perfetto. Ora io direi di andare a vedere istruzioni per l'uso. 1 o 2 volte a settimana, utilizzare una quantità generosa sulla pelle pulita e asciutta. Massaggia delicatamente lo scrub con movimenti circolari sul viso e collo, rimuovendo e spazzando via le cellule morte della pelle e le impurità. Sciacquare bene con acqua calda e asciugare delicatamente la pelle. Tutti i tipi di pelle. Descrizione. YoGlow Enzyme Scrub è uno scrub esfoliante delicato ma potente, infuso con una combinazione di enzimi di ananas e papaya. Spero di non essere allergica. Vabbè, se in tal caso vi dirò dopo. Se l'ho tolta subito, se mi ha fatto reazione. Da EA, che lasciano la pelle con un bagliore sano, provato e testato sulla stessa Huda. Ah, è di Huda Beauty? Cacchio, ah sì! Cioè, ma io sono rimbambita. C'è anche tanto di firma, però vabbè, ho ragione. Ottima cosa. Questa emulsion scrub 3 in 1 rivela una pelle liscia e luminosa in pochi secondi grazie alla sua combinazione unica di estratti di frutta, acidi esfolianti morbidi. Questo scrub promette risultati duraturi in soli 10 giorni. La texture leggera e lattiginosa rimuove delicatamente le cellule morte della pelle e le impurità per risultati immediati che rendono la pelle perfetta per un'applicazione di trucco impeccabile. Io sono carina con questa. Vabbè, avevo il profilo migliore. La vera bellezza inizia con una pelle emotiva per cui ho voluto lanciare la mia linea per la sua cura, per la cura della pelle. Wishful con YoGlow Enzyme Scrub, un esfoliante che cambia la pelle con risultati luminosi. Prodotto vegani, senza ingredienti di origine animale. Good for vegan. Vabbè, andremo a fare uno scrub. Non avevo idea di fare uno scrub, faremo uno scrub. In effetti ho letto adesso che c'è. Spero che questa cosa qui non sia bella, perché io di spendere 63, davvero con uno scrub dura una vita. Ci spostiamo in bagno. Eccoci qui. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Tutto praticamente perché sarà. Sì, è una dose praticamente. Questa è la quantità dentro, non so se si vede. Andiamo. Si sentono. Non so se è la pelle o dei microgranuli, ma sento qualcosa. È come se si fosse.
Oddio, che cosa strana. La sensazione è come se si stesse descomando la pelle. Tra l'altro, poi facendo lo scrub con la pelle comunque ancora con i pori un po' aperti, secondo me ha molto più. Almeno da quello che ho sempre sentito, di farlo quando anche dopo la doccia, così. Perché i pori sono un po' più aperti. Ok, eccoci qui, ho messo ormai da 10 minuti, non anche di più, perché mancano 9 minuti, ho impostato il timer a 25 minuti per i paciocchi, che sono questi qua di Clio, adesso ve li tiro su, e vediamo un po' come si presentano, e non sono fastidiosi per niente, poi io non, a me non danno fastidio queste cose, cioè, mi vanno anche bene, anche perché bisogna tenerle su. Dalle 20 alle 30 minuti, io ho fatto 25, ho fatto un di mezzo anche perché non ho un contorno occhi con problematiche così, quindi 25 minuti secondo me sono perfetti. E poi ho provato questa, che è la Wishful di YoGlow, e mannaggia questi campioncini, sì, perché la pelle è veramente come... Dice nella spiegazione è qualcosa di morbido, cioè morbidissima. Questo è un campione per uno, infatti solo per uno, come avete visto, però è super morbida e la cosa non è positiva perché adesso io voglio comprarla. C'è scritto di utilizzarla una volta alla settimana. Sì, ho i capelli ancora bagnati, se li notate un po' così. E c'è scritto di applicarla una o due volte alla settimana, penso dipende un po' dalla pelle. Se una ha un po' più la pelle da esfogliare, comunque scrubbare tutto, io ho una pelle mediamente molto bella, quindi c'è cioè, comunque a parte due o tre brufoletti che veramente sono inesistenti, tipo questo e alcuni, quindi una volta va bene ed è veramente super morbida, quindi penso che la comprerò perché anche perché vabbè, sì, ha un costo non da poco. Però se è una volta alla settimana, che secondo me anche lì, se non c'è necessità, secondo me anche una volta ogni 15 giorni, perché comunque, cioè lo scrub comunque va bene che pulire la pelle, parlo da molto inesperta, però pulire la pelle, però appunto se non ce n'è bisogno, però adesso non si vedrà più niente perché sta andando via la luce, però non voglio accendere la luce, se no è tutto giallo e nulla, quindi mancano 6 minuti. E vediamo un po' come ci rivediamo togliendolo, così applichiamo la crema. Vi saluto e baci baci. E poi dopo asciugo i capelli. Va. Sembra che c'è su pagli in testa. Comunque, lo shampoo, ho usato lo shampoo antigiallo della Dixon. Vi metto qua la foto se la trovo, se mi ricordo. Che appunto ha shampoo e maschera, che appunto la si usa come balsamo, maschera, dipende un po' quanto la vuoi tenere su in posa, che appunto è viola e devo dire che è un prodotto professionale, ma preso da questa buona, molto professionale e mi piace perché cioè, può togliere veramente tanto il giallo. Quindi questo, quindi dai, ci rivediamo tra qualche minuto, se no parlerei inutilmente. Ok, mi devo sbrigare perché sta andando via la luce, ma si sta abbassando. Mancano 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfetto. Ok, andiamo a toglierli e vediamo un po'. Ogni volta che tolgo le maschere vado sempre a massaggiare. Poi... Beh, come ogni maschera che toglio, ovviamente adesso la parte è molto più glowy, più idratata, si vedrà nel corso dei giorni. Però comunque la sensazione è quella di quando togli una maschera, è bella la sensazione perché ti senti proprio il contorno occhi idratato, la pelle idratata, un po' come ho fatto la maschera di Wishful, però appunto super super, almeno come prima impressione mi piace, mi metto un po' appiccicaticcio. Ora vado a mettere la crema viso perché comunque vado sempre un po' a idratarlo. Anche se ho fatto la maschera scrub, perché maschera è scrub? Un po' di crema gliela vado a applicare. Ovviamente non metto la crema contorno occhi perché quando faccio una con
Non lo so, sa che si potrebbe mettere, è vero che potrei metterla, nessuno me lo vieta, ma non metterlo che cotto. Andiamo a idratarlo ancora meglio. E ho scoperto anche che la crema contorno occhi, che la crema normale non si mette sul contorno occhi. Questa cosa non la sapevo, infatti. Sì. Non può metterla. Sì, anche perché i paciocchi li ho fatti partire qua, che non vanno nel contorno occhi, quindi... Ok. E nulla. Questa sono io che adesso va a asciugarsi i capelli, se no prendo una broncopolmonite, non è il periodo magari. Quindi andrei ad asciugarmi. E questa sono io in versione skincare routine. E devo dire che ci serviva proprio questo momento, perché proprio ne necessitavo. E comunque tutte e due super approvate, sia i paciocchi che la Wishful. I paciocchi ne ho altri due e li comprerò se non vanno sold out. E la maschera penso proprio di sì, perché è veramente una bella sensazione. Vado ad asciugarmi i capelli, noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Mua! Asciugarmi, ciao!